Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Con 39 voti favorevoli e 7 non votanti del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, il Consiglio regionale il 29 luglio ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2014 che prevede 779 milioni di euro in più per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Il documento finanziario era stato licenziato dalla prima commissione che nella stessa riunione aveva ricevuto una comunicazione dalla Giunta sul Palazzo Unico della Regione. Elvio Rostagno, Partito Democratico, Vicepresidente, Prima Commissione. È un provvedimento di legge che consente alla Regione di liberare risorse e pagare i debiti nei confronti dei fornitori. Questa è una cosa importante per la Regione, ma è importante anche sul livello nazionale perché aumenterà il PIL della nostra nazione. Gianluca Vignale, Forza Italia, Vicepresidente, Prima Commissione. Si riesce a arrivare a 2 miliardi di euro di pagamenti. Questo è frutto non soltanto del decreto 35, ma dell'intervento che la precedente amministrazione seppe fare per restringere i tempi di pagamento. Nella stessa seduta approvati anche due atti di indirizzo. All'unanimità l'ordine del giorno presentato da Frediani, Movimento 5 Stelle, che sollecita un intervento della Regione a favore dello stabilimento Vertec di Condove. A larga maggioranza la mozione, primo firmatario Rossi PD, che impegna la Giunta ad aderire all'associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, sottoscrivendone l'atto costitutivo, lo statuto e la carta d'intenti. Sindaci e amministratori locali hanno dato parere favorevole al disegno di legge di riordino delle agenzie territoriali per la casa. Alla determinazione finale, cui è stata allegata la relazione presentata dall'ANCI, si è arrivati al termine dell'incontro del Consiglio delle Autonomie Locali, presieduto da Bruna Sibille. Cresce l'interesse degli utenti per l'ufficio relazioni con il pubblico, uno sportello sempre più al servizio dei cittadini che chiedono informazioni su attività, servizi e iniziative dell'ente. Nei primi 6 mesi dell'anno i contatti sono cresciuti dell'11% rispetto allo stesso periodo del 2013, passando da 5.300 a 5.900. Appuntamenti. Prosegue l'esposizione di mostre fotografiche del Consiglio regionale all'Otto Gallery di Torino. In calendario, dal 4 al 10 agosto, Una vita per l'Asia, il Tibet di Fosco Maraini. E dall'11 al 17 agosto, Piazze di Piemonte, architettura, urbanistica, eventi, quotidianità. Racconta il tuo Piemonte attraverso la storia, la letteratura, le sue bellezze architettoniche. È il titolo della mostra allestita all'URP fino al 3 settembre. In esposizione 32 opere pittoriche e 4 creazioni in ceramica. Fino al 15 ottobre, nella sede della Biblioteca della Regione Piemonte, è visibile la mostra Eccellenze del Piemonte, vecchie pubblicità di carta e di latta 1900-1960, che espone scatole di latta, disegni, colori, etichette, targhe pubblicitarie. Ed è tutto dal Consiglio regionale. Buone vacanze, ci risentiremo a settembre. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.